Sorgente Ceramidio, comune di San Luca, è comunque poco sotto Pirra di Tebbo, è lungo il tracciato che come Sentieri Italia sale per Pietra Castello e Pietra Cappa e poi verso la dorsale. Abbiamo individuato lungo la linea di crinale un antico percorso, purtroppo parecchio deteriorato, che però conduce in maniera abbastanza comprensibile, intuibile, all'antico abitato di Potamia. Interessante, arrivandoci da monte, cosa che non aveva notato il professore Minuto con i suoi collaboratori nel 90, quando venne per un'indagine, venendo dalla Piumara, non aveva notato da monte un baluardo, una fortificazione, comunque dei muri che appoggiandosi a dei costelli rocciosi chiudevano l'accesso da monte. Questo è interessante. Ora siamo qui nella chiesa. Potamia, l'antico abitato di San Luca, spostato poi dopo nel 1600 dal marchese Gismondo Loffredo, e nel giorno proprio in cui ricorreva il ricordo di San Luca e quindi l'intitolazione del nuovo paese a questo santo. Il luogo è particolare per la posizione, a dominio della Piumara Buonamico, nel tratto prossimo alla foce, è rivolto però anche a questo monte. Va bene, ci sentiamo allora, vi faccio sapere. Grazie professore, anche a lei. Taglio della frana nel 72, crollò dal Monte Costantino a 1300 metri di quota e arrivò nel greto della Piumara dopo 1000 metri di livello, facendo proprio da tappo, costruendo il corso della Piumara e creando quindi il lago omonimo, il lago Costantino.